Ciao ragazzi, Amaze Fit Bip. Ho deciso di prenderlo, di provarlo. Il prezzo su Gearbest è circa 40 euro, un prezzo basso per quello che offre. Era un po' titubante, tutto in cinese, non aveva nulla in italiano, veramente difficile da comprendere, ma molto immediato. Ho sentito molti pareri, dicevano tutti: no, ma è immediato, vedrai che te la cavi. Bene, non ho fatto in tempo ad arrivarmi che ho trovato sul forum di Jits China la maniera per tradurre in italiano la Amazfit Bip. Così ho detto, boh, proviamo a tradurre in italiano e dopo un po' di peripezie ho la Amazfit Bip praticamente completamente in italiano. Sono ormai 7-8 giorni che lo sto testando, la batteria è davvero impressionante, ma cosa mi ha colpito di questo prodotto? Mi ha colpito innanzitutto il design. È un design che sì, è vero, ricorda molto quello di un Apple Watch, per intenderci, ma porta comunque, diciamo, delle peculiarità di Xiaomi, che sono quelle di materiali non troppo premium, ma comunque ben realizzati. Il prodotto risulta molto leggero, al polso praticamente non si sente. Il cinturino è gommato in plastica, ma si può tranquillamente cambiare grazie ai pin che si trovano in alto e in basso. Il display è un display a colori che devo dire si vede davvero molto molto bene, perché anche sotto la luce del sole non si ha nessun tipo di problema. Andiamo quindi a vedere più da vicino, con la telecamera sparata contro, come funziona e quali peculiarità ha questo prodotto. Eccoci quindi con la Amazfit Bip di Xiaomi, ovviamente, lo nuovo smartwatch economico, tra virgolette. Ovviamente si utilizzerà l'applicazione Mi Fit per la sincronizzazione, da qui potremo tranquillamente andare a vedere tutto quello che c'è da vedere sul nostro smartwatch, quindi dalla batteria a tutte le varie altre impostazioni, quindi su che polso lo utilizziamo, le varie notifiche, la sveglia e quant'altro. Quindi sicuramente cose già viste che non starò qui a ridirvi, perché lo saprete meglio di me. Però devo dire, un'applicazione che è migliorata tantissimo, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti, un'applicazione che ha l'italiano, quindi riusciremo tranquillamente a leggere tutte le informazioni. Un'applicazione però che, se mettete la versione italiana su questo Amazfit Bip, dovrete andare a installare questa versione specifica dell'applicazione. Comunque magari vi metteremo il link per la procedura per mettere l'italiano sulla Amazfit Bip. Questo è la Amazfit Bip. Come vi dicevo, ricordo molto quello che è un Apple Watch, almeno come forma, e devo dire che si indossa davvero molto bene, è leggerissimo. Abbiamo un pulsante sblocco e blocco, in realtà non, in realtà solo sblocco, si blocca da solo. Se teniamo premuto, ci permette di far partire un'attività, vedete, in questo modo. E tenendolo premuto di nuovo potremo andare a terminare un'attività rapida. Ok, che in questo caso è corsa perché l'ho impostato io. Come vi dicevo, ho impostato l'italiano, quindi facendo uno slide dal basso verso l'alto andiamo praticamente nelle notifiche. Notifiche che, come potete vedere, non vengono lette tutte quando abbiamo più notifiche dalla stessa persona, in questo caso da Fulvio. Però potremmo leggere invece la notifica nel momento in cui arriva. Appena arriva, vedete, facendo degli slide, si scorre tra tutte le varie notifiche finché non si arriva all'ultima notifica, in cui si può fare svuota. In questo caso, come vedete, non avremo più notifiche. E qui è in italiano, perché come potete leggere, abbiamo scritto tutto letto, nessuna notifica. Facendo uno slide invece dall'alto verso il basso, possiamo attivare la funzionalità notturna. Qua si chiama disattiva, cioè è disattiva la funzionalità, ma se andiamo a cliccarla, attiviamo la funzionalità non disturbare. Abbiamo poi la possibilità di fare uno slide da destra verso sinistra, e in questo caso entriamo in tutte le varie impostazioni dell'orologio. Abbiamo Home, in cui ci fa vedere, ci visualizza quindi i passi, il battito, i chilometri percorsi, le calorie bruciate e quanto tempo siamo stati fermi. Questo è quello che ci mostrerà Home. Il battito cardiaco si può impostare anche continuo, quindi quando lo teniamo al polso continua a rilevare i battiti e nel momento in cui risulta qualche anomalia ci viene notificato sul telefono. Per quanto riguarda le attività, abbiamo anche qua tante attività tra cui scegliere, come per esempio corsa,
corsa in side, quindi tapis roulant, bici, passeggiata e qua abbiamo il registro delle attività. Io qui, per esempio, ho registrato un paio di attività. Qua ci sono 2,5 km. Funziona, abbiamo il GPS, quindi vedete, ci viene fatto vedere anche il tipo di percorso che abbiamo fatto. Viene registrato il battito medio, la velocità media, il tempo che abbiamo impiegato per fare l'attività, il numero di passi, la frequenza cardiaca media, in questo caso penso 93, mentre prima era. Ah no, questo era il battito e questa è la frequenza. Quindi penso non. Boh, non lo so. Passo, la lunghezza del passo 75 centimetri e questo è quello che ci viene fatto vedere parlando della passeggiatina. Torniamo indietro, ovviamente con uno slide, quando siamo dentro le varie impostazioni con uno slide da sinistra verso destra si torna indietro. E poi abbiamo le varie impostazioni dove c'è la pausa automatica durante un'attività, possiamo andare a selezionare il battito quando è troppo alto che ci venga notificato e poi il tempo. E la distanza per le attività. Torniamo indietro e da attività passiamo a meteo. Meteo che deve essere impostato dall'applicazione perché mettendo l'italiano c'è questo piccolo difetto che non prende il meteo purtroppo dal telefono in base alla localizzazione in cui siamo, ma bisogna andare a impostare una città specifica. Abbiamo poi la possibilità di inserire le sveglie. Sveglie che dovremo impostare dall'orologio, dal telefono, sincronizzarle e poi, se vogliamo più sveglie diverse, andremo poi a semplicemente accenderle o spegnere dall'orologio. Abbiamo poi un cronometro, che è cronometro o timer, e funziona semplicemente sempre tutto touch. Azzera il cronometro, sì, usciamo. Poi abbiamo la bussola. Bussola che bisogna indossare il Fitbit e tutte le volte che apriremo la bussola fargli fare il classico segno dell'infinito come dei babbi, quindi non la utilizzerete mai, però come potete vedere dopo funziona, vi dice dove è nord rispetto a dove state andando voi e quant'altro, quindi qua è ovest, se lo giriamo stiamo andando a nord-ovest, se lo giriamo verso di là a nord, vabbè funziona abbastanza bene comunque l'ho provata. E poi abbiamo le impostazioni dell'orologio dove possiamo andare a scegliere le watch face, ce ne sono alcune carine, altre obbrobriose, questa carina, questa è la più bella, quindi utilizzate questa che è la migliore. Possiamo scegliere che funzione dare al pulsante, quindi se teniamo premuto il pulsante parte l'attività corsa, parte l'attività corsa inside, parte la bici, parte la passeggiata oppure spegniamo il dispositivo, scegliere la luminosità che comunque vi consiglio di tenere tendenzialmente sul 3, in quanto più luminosità utilizzerete, più la batteria si scaricherà e non serve tanto luminosità, anche con una luminosità da 3 sotto la luce del sole si vede benissimo. Info sul telefono e poi possiamo andarlo a spegnere. Queste sono tutte le funzionalità che abbiamo quindi con il nostro Amazfit Bip e devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. E quindi Amazfit Bip, chi lo dovrebbe comprare? Secondo me tutti quelli che vorrebbero sostituire magari una Mi Band o una Smart Band di bassa qualità, intendo, non a livello di funzionalità, ma una Smart Band, magari una cinesata che costa 20 euro e quant'altro, vuole fare un upgrade senza spendere troppi soldi, ma avendo un prodotto davvero interessante, beh. Questo Amazfit Bip è sicuramente un prodotto che può fare il caso vostro. La guida per portare tutto in italiano è veramente una sciocchezza. Dovete scaricare un'app, mettere dentro all'app lo smartwatch, quindi accoppiarlo col Bluetooth col telefono, scaricare due file, installare tutti e due i file utilizzando questa applicazione. Il dispositivo quindi diventerà italiano. Dopodiché disinstallate l'applicazione, installate l'applicazione Mi Fit che vi verrà data apposta per essere utilizzato con questa versione in italiano e il gioco è fatto, quindi veramente una sciocchezza, ci vogliono penso 5 minuti e lo potrà fare chiunque. Funziona bene, il sensore di battiti è molto preciso, il GPS è sempre funzionante alla perfezione, ci mette poco a recepire il GPS quando facciamo partire l'attività. Io l'ho utilizzato insieme al Gear Phoenix 5 e devo dire che l'ho rimpianto poco dal punto di vista generale, anche se poi il Fenix 5 ha mille altre funzionalità e qualitativamente è un altro prodotto, anche a livello di costo, 600 euro contro 49. E lo consiglio a tutti quelli che vogliono uno smartwatch, che non hanno mai avuto uno smartwatch, vogliono qualcosa di economico ma che funzioni davvero bene. Questo Amazfit Bip mi ha davvero stupito, per cui non posso che consigliarvelo e troverete il link per l'acquisto in descrizione a questo video o comunque nella recensione scritta, che troverete sempre su spaziatech.it oppure sotto a questo video il link. Io ringrazio GearBest che mi ha permesso di fare questa recensione. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio High Tech.